E sono arrivato alla fine di questa settimana di prova con la mia piccola grande Honda CL500, la scramblerina di Honda, che mi ha dato in prova molto gentilmente RS Moto, la persona di Simone Gazzi che ringrazio. Ciao Simone, te la sto per riportare, ma volevo tirare le somme di questo mesetto di prova che ho fatto. Dove la si può utilizzare? Oggi sono venuto proprio qua, mi sono scalato la montagna per portarla nell'altra, secondo me, habitat naturale di questa moto, nel senso che ovviamente è una scrambler molto comoda per la città, quindi se siete di quelli che la utilizzano per andare al lavoro tutti i giorni, quotidianamente, nel traffico è davvero un serpente, cioè velocissima, cambi di direzione rapidissimi, ciclistica pazzesca, leggerissima. Non so mai se è un bene o un male, ma il concetto è sempre di guidare una bicicletta, in realtà ci credono un sacco di cavalli. Quindi molto molto bella in città, tra le altre cose, dettaglio che non è da sottovalutare, solito le moto in città molto belle in primavera, in estate quando inizia a fare molto caldo scaldano tanto, se si sta fermi nel traffico diventa quasi una sofferenza. Non scalda, scalda davvero poco, tra le altre cose uno dei dubbi che mi sono sempre stati posti, le domande più frequenti che mi hanno fatto tutti è: ma quel terminale lì, per chi sta seduto dietro, non rischia di bruciare le gambe? Ho una testimonial d'eccezione che vi può confermare quanto vi sto dicendo. Clara Kate, che è Miss Short, quindi pantaloncino. Scotta? No. Non scotta? Calda ma non scotta? Ma neanche calda, tiepida. Cioè tipo nella costata non si cuocerebbe la sopra. No. Quindi la coscia al sicuro. Grazie Kate. Allora, ha una guida molto morbida, è una moto che ha una guida molto morbida, ovviamente è un ammortizzato dietro, io non ho cincischiato col precarico perché non ci so fare, nonostante ciò è molto molto precisa. Che cosa ci posso fare con questa moto? Sicuramente, come vi ho detto, in città, la gita fuori porta, se si fa in montagna, si fanno un po' di curve, campagna, è perfetta. L'autostrada ovviamente è un 500, ha i cavalli che ha, è completamente esposta, non ha protezione aerodinamica, se non per il fatto che l'idea di Honda abbassare leggermente la sella rispetto al serbatoio, che di solito nelle scrambler non è, perché tendono ad essere tutte dritte e piatte, ti permette di avere un po' di protezione che arriva fino a metà petto. Quindi autostrada sì, però io non ci farei 500 km. Ecco, se li fai è proprio perché sfidi la voglia di fare il viaggio e ci sta. Cose che mi sono piaciute, quindi la guida, lo stile, mi piace molto in questa colorazione, ci sono altre colorazioni, però questo verde mi piace molto. C'è la possibilità da questo lato, vi mostro, di aggiungere una borsa laterale che io avrei trovato molto comoda. Non ho trovato, ma potrei essere io che non sono stato capace di trovarlo, un blocchettino per il casco, cioè per poter agganciare il casco quando ti fermi. Adesso vi mostro la parte del cruscotto, portachilometri. Eccolo qua, allora, ora mi vedete riflesso. Se potessi fare un appunto a Honda, ecco, sicuramente chiederei un pochino più di risalto, soprattutto nel diurno, perché di notte si vede benissimo, di giorno così così. Altro dettaglio che vi mostro è questo: la chiave è qua messa sul lato, che è molto bellina esteticamente, è piacevole. Il lato positivo, che se siete come me che vi piace tenere un portachiavi, non ve lo vedete sballonzolare davanti per tutto il viaggio se lo mettete come di solito, insomma, il blocchetto a centro manubrio. Ma c'è un ma. Allora, da qua la spegnete, ok? Togliete la chiave, è ok, ma la moto rimane aperta. La chiusura, pieno stile anni 70, ci sta una scrambler, è da questo lato, ok? Sarebbe più comodo se questo blocchetto fosse da quest'altra parte, in modo da poter fare tutte e due le cose con. Ma sono micro dettagli. Sono micro dettagli perché questa Honda CL500 va davvero davvero bene, e vi ricordo che è la cosa più importante, l'ho messo scritto all'inizio del video, c'è questa promo incredibile da RS Moto in questo periodo fino a luglio, fino alla fine di luglio, fino alla fine di agosto, magari andate e informatevi, per cui ve la portate a casa a 5.000 euro, 4.990, ti prendi una Vespa 50. Aggiungere uno zero alla cilindrata già è tanta roba. Non è una Vespa, è una scrambler, è una moto, è una moto che di listino mi pare, adesso ve lo sto dicendo proprio a memoria, ma ad essere intorno ai 7.500 euro. Non sta a me dirvelo,
ma se siete astuti, uno si compra la moto a 5.000 euro, se la usa per un anno, la rivende a 6 l'anno dopo e ci avete guadagnato 1.000 euro per usare la moto un anno. Quindi se mi date retta, fate un salto da RS Moto e la provate, che è la cosa migliore, e se siete d'accordo con me la comprate, perché è una moto che merita davvero tanto. Ve la faccio vedere ancora un'ultima volta in panoramica.